la mia passione per i chopper, per questo stile di vita, per queste cose, per i 60s, ma diciamo che parte fin da bambino. Insomma, già nei giochi, nelle cose, vedevo in TV delle immagini dei film, vedevo queste moto particolari, filmati di macchine, i film americani, magari vedevo il film americano, c'era quello col chopperone e rimanevo impressionato da questa cosa, e la cosa mi attirava in una maniera incredibile. Insomma, è tutta una cosa che arriva sempre da quando ero piccolo. A riguardo della musica, chiaramente, avendo due fratelli più grandi, ero influenzato dalla musica, dal prog, al beat, a tutto quanto, alla psichedelia. E poi, chiaramente, crescendo, sta cosa si è, sì, insomma, cresceva sempre di più. Indi per cui, un bel giorno, mio fratello mi fece vedere Easy Rider e non capì più niente. Non capì più niente perché mi si era aperta una porta, anzi, un portone. E da lì è nato tutto ancora più intensamente riguardo a quello che innocentemente avevo assorbito negli anni prima, che ero un ragazzino. La prima volta che ho conosciuto Franchino, anzi che ho visto Franchino, è stato al Free Will nel 96. Poi lo conobbi personalmente a un free festival musicale a Torino e niente, arrivamo lì con le moto, tutti in moto, freaks, amici vari, così, e ci capiamo subito al volo, nel senso che avevamo gli stessi gusti musicali, anni 60, 70, la passione per le motociclette di un certo tipo, per i chopper fatti in stile anni 60, per le custom cars, per i B-movie, per i biker movie, e tutto quel panorama pazzesco che arriva fuori dagli anni 60 e da quegli anni, insomma, di sperimentazione, caleidoscopici, dove si sperimentava la di ogni, a partire dai film, alle moto, alle auto, alle droghe, a tutto quanto. E da lì iniziamo a frequentarci, io lavoravo già per Free Will Magazine e lì facevo questo fumetto che si intitolava Motor Freakers, che era una mia visione personale della ironico bizzarra sull'ambiente biker. Franchino, essendo assiduo lettore di Free Will Magazine, si ispirò anche a molti miei disegni che facevo su Freeway Magazine e Motor Freaker. Lui mi disse che guarda che il manubrio di Skinny Rider io l'ho preso paro paro da un tuo fumetto, da uno dei tuoi primi fumetti, ed effettivamente è proprio il manubrio che ho messo in uno, che ho disegnato in una moto dei miei fumetti. Questa moto aveva tutti i trucchetti, tipo il pugnale dentro la spalliera, un cambio a mano e frizione a mano, da guidare era una trappola mostruosa. E fu la prima moto, il primo chopper vero che fece Franchino, fatto con un motore 50 testi, Minare, un motore testi 50 cc. E quindi per cui quando conobbi Franchino avevamo molti, moltissimi punti in comune, e le modifiche che faceva sulle sue motociclette rispecchiavano quello che vedevo io sui giornali, sulle riviste che compravo prima nelle edicole, che avevano stampa estera, prendevo sempre Easy Rider, Oval, Oaks, insomma tutto quello che trovavo. E poi una volta al Balloon, al mercato dell'usato, trovai una 25 numeri di Street Chopper e lì ho detto, ho trovato il Nirvana, ho trovato la Bibbia, quindi per cui non ho comprato più riviste di motociclette americane o inglesi, perché in quella pila di riviste che avevo trovato al mercato dell'usato c'era tutto quello che mi interessava. E con Franchino ci scambiammo questi materiali, confrontammo queste foto, queste immagini, e lui a seguire, insomma, costruì queste moto in questa maniera qua, fatte in questo stile qui.